Rieccoci qui ragazzi, mentre sto morendo in diretta. Questa è la nuova puntata di Spaceman Terraria, direttamente per TIS, diretta, interpretata e sceneggiata niente poco di meno che Frankie. E chi ci muore, che tanto ormai è sport frequente in questo gioco. Urca miseria, questo qua cos'è che... è un Terminator delle gelatine. Non è... quanta vita ha? 45, però non gli faccio un cacchio di danno. La vedo grigia, ragazzi, la vedo grigia. Potrei morire da un momento all'altro. Via, muori. Oh. Battaglie epiche. Tanto, questa è una cosa che sberluccica così. Ah, ma è stone. Che me frega a me della stone? Niente. Saltini, saltini. Qui si fanno sempre grandi salti. Bene, come vi ricorderete, qui avevo visto, intravisto... ecco, perfetto, dell'oro. Vediamo se riesco a minarlo. Sì, perfetto. E tra l'altro qua sopra, sopra la mia testa, come potete vedere, c'è dell'iron. Per cui mettiamo un po' di... maledizione. Facciamo così. Brutte storie. Ok, truccate, perfetto. Un po' di iron che fa sempre bene alla salute. Qui dentro cosa ci troviamo? Sopra qua niente, mi sembra. E qui dentro delle torce. Adesso voglio provare un po' quest'arco. No, ma sprechiamoli così, no? Giustamente. Qui cosa c'è? Niente di particolare, niente... Però dovrei fare un po' di luce. Non mi piace perché vedo qua delle cose un po' troppo convinte qua. Qua! E ciao, ciao. No. Andiamo... Che cosa? Qui direi di prendere questi iron. No, non ci arrivo. Allora direi di metterci queste. Così neanche questo mi cade. Questo non mi cade. E poi cerchiamo di uccidere queste gelatine perché sono troppe. Tiè, tiè. E no, dai. Benissimo. Qui sopra non ci arrivo. Che cosa c'è? Un jelly. Ucciso brutalmente proprio. Una brutta fine fatta. Piazziamo un po' di... No, troppe. Distruggiamo. Niente. Qui una statua. Ah, non ci vedo. Appunto, non ci vedo e mi stuprano. Come risaputo, nei vicoli bui ti stupra la gente. No. Cerchiamo di prenderla. Perfetto. Ora qui vedo della gente troppo convinta che si prenderà una bella dose. Chi è? Dentro. No, non ci siamo capiti mica, No, vai mona, diosk. Che tiro al volo che ho fatto. Però poi mi ammazzano lo stesso. Ma che è finita? Ah, eccola. Ma che mira che c'ho. E quella la rossa cos'è? Vuol dire che è la mitica Pinky. Fantastico. C'è proprio Pinky qui in diretta, ragazzi. Che è tipo la gelatina più cattiva. Più bastarda. Cioè, i numeri devo fare qua proprio, Vabbè, facciamo che faccio così che faccio prima, È tipo fortissima. 150 di vita è uno dei primi nemici più tosti da tirare giù. Quanto ha ancora di vita?
96, che palle. Non va proprio giù. Allora facciamo così. No, perché qui ci muoio, ho già capito. Tra l'altro è incredibile, le frecce vanno lente sott'acqua, no? Poi quando escono dall'acqua vanno veloci, acquistano improvvisamente velocità. Qui la fisica è un po' un optional alla fine. Via, 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 crepate tutte, gelatine bastarde. Vi farò estinguere. No, in verità non si estinguono, anche se... No, 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 no. Sì, no, 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 no. Muori, 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 ti ucciderò. 20 di vita, 20... Dai che sta morendo. Ancora poco. Sì! Silver coin, 90 silver coin, ragazzi. Ben 90 silver coin. Adesso tiriamo giù questa gelatina che non si fa vedere. Che prendo al volo. La prendo, la prendo, non la prendo, la prendo. Oh, perfetto. Proseguiamo la nostra esplorazione. Direi di andare di qua, dato che ci ho già buttato via un glow stick e ne ce ne ho buttato via un altro. E sto finendo anche le frecce, che non è piacevole. Qui ci trovo un po' di iron. Iron, perfetto. Facciamo un po' di luce. Qui sotto cosa vedo? Altro iron. Perfetto. Ci trovo anche dei rubini, mi sa. Ruby. Che non è ruby rubacuori, ragazzi. Ah, qua non c'è niente. Qua non c'è nient'altro. Vediamo un po' cosa c'è. Niente, niente. Nient'altro. No, 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 non ci siamo capiti qui. Ah, tanto io c'ho il mio bunker. No, 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 no. No, no, il mio bunker, il mio bunker, il mio bunker. Via. Sono stato assediato. Via, via, via. Crepate. Ci muoio, ci muoio. Vediamo un po' se butto giù roba. Cosa? Guarda quanta roba che c'è. Benissimo. Andiamo su un po' a esplorare. Cosa c'è là sotto? Facciamo un po' di luce. Dobbiamo recuperare un po' di roba. Devo andare a vedere un po' di qua cosa c'è. Qualcosa. Iron c'è. Ok. Prendiamo un po' di iron. Tiriamo giù questa roba qua. No, brutto, brutto, brutto. Un po' di iron di nuovo, perfetto. Magari con tutto questo iron finalmente, e dico finalmente, riesco a farmi qualcosa di decente. Tipo un'armatura per difendermi. O un piccone. No, prima faccio il piccone. E quanto iron? C'è un po' di luce. Una miniera infinita qua. Direi di cominciare a mettere un po' di piastrelline qua. Tra l'altro qui c'è anche silver. Sì, un po' di silver. Perfetto. Tutto ciò mi gusta. Benissimo. Vediamo un po' di qua cosa c'è. Qua niente. Qui non c'è niente. Qui ci sono dei piranha. Benissimo. Che cosa gustosa. Piranha e uno scheletro. Qui cosa invece? Un solo piranha. No, 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 no. Ci muoio, ci muoio, ci muoio, sono stato attento. Allora, utilizziamo un trick. Ci muoio, ci muoio, ci muoio. Che culo. Perfetto. Qui c'è un pipistrello che vuole fare... Vuole fare un po' di nuoto, ma non ci riesce. E io non riesco invece a saltare qui. Allora direi di metterci giù un po' di clay. No, mud block. Tanto non lo uso.
No, 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 porca miseria. Orco. Perfetto, mi sono salvato. Perfetto. Tiriamo giusti qua. Facciamo un po' di luce. Ora dovrai riuscire. Che è sto casino? Facciamo così. Ci passo? No, non ci passo. Faccio così e salto. Perfetto. Oh, questo qua lo vedo molto convinto. Aiuto, aiuto, aiuto. Pirata della strada. Qui, vediamo un po' cosa c'è qua. Andiamo sempre più sotto, vedete qua che c'è la demarcazione. Prendiamoci la pozioncina. Vorrei trovare un po' di materie utili. Che sono tipo quelle cose su cui non sputo io, eh. Cioè, tipo trovare un po' di cose utili non mi dispiacerebbe. Vediamo un po' se butto giù qua cosa ci trovo, cosa vedo. Niente di particolare. Vediamo un po'. Niente qui. Un'altra statua, tra l'altro. Perché? No, non ci arrivo. Allora, proviamo. Perfetto. Trucco. Direi. Torniamo un po' in superficie, magari. Ok, qui com'è? Ah, cosa c'è tra l'altro? No, non c'è niente. A parte un pot. Un otre. Ma non mi ispira. Qua cos'è che c'è? Iron? Ah sì, altro iron, ma che storie. Opla. Tra l'altro un bel cubo 3x3. Qui è passato un ingegnere, mi sa. Perfetto. Passiamo qui. Truccate, truccate. Ora, qui cosa c'è? Altro. Beh, questo qua non me lo faccio scappare di certo. Faccio una muraglia cinese, ma me lo prendo. No, non ci riesco. No, 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 no. Facciamo così. Ci metto questo. Ok. Ok, perfetto. E lì cosa ci sarà? Un po' di altro iron come piace a noi. Perfetto. Qui niente. Vabbè, allora a sto punto direi di tornare in superficie e forgiare un po' di cose. Porca miseria. No, madonna. Dose di salti acrobatici. No, 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 non volevo, non volevo, non volevo, non volevo, non volevo. Facciamo così. Oh, play. Lì che salto cosa c'è? Ah, niente, ci sono già stato allora. Prendiamoci piattaforme. Perfetto. Ottimo. Noi venivamo da qua, giusto? Mi sembra di sì. Sì, guarda il deserto. Quante frecce ho? 20. Ah, proviamo i knife. Un cazzo. Preso. Tiè. Wow.
Devastanti. Questi avvoltoi non mi garbano. Sì, proprio. Qualcuno dovrebbe spiegare la fisica. Ah, ma trapassa anche. Che figata. Però qualcuno dovrebbe spiegare un po' la fisica ai ragazzi di Relogic, perché io non vedo parabole in questo gioco. Hoppla, che non sono quelle di Gesù, ma neanche quelle per vedere l'antenna, cioè per vedere la televisione. Ma sono quelle cose ad andamento quadratico. Toh, stronzo. Beccati ste storie. Fortissimi. Tanto si usa dall'alto, dal basso verso l'alto. Quando ricadono fanno danno. Sì, però hanno già 29. E poi si possono anche recuperare, mi sembra una buona roba. Benissimo, rieccoci qui. Questa qua arrivo e... No. Perfetto. Dunque. Quasi quasi faccio che... No, non ce la metto. Un'altra volta. Grazie. Benissimo, ora. Smeltiamo tutta la roba che ci serve. Uno solo, vabbè. Silver, iron, gold, silver e iron, perfetto. Qui cosa ci depositiamo? Ah no, ma io tutto questo iron, perché non me lo scioglie questo iron? Ah, ma sì che me lo scioglie qua. E hanno trovato un sacco proprio. Manna dal cielo. Allora, prima facciamo così. Ci metto via questo, ci metto via questo, mettiamo via questo. E pure l'oro. Perfetto. Poi rubini, smeraldi, silver ore, nient'altro. Allora adesso direi di continuare a chiudere quella casetta lì, perché devo fare un po' di wall. Perfetto. Poi facciamo una porta. Dunque, abbiamo bisogno di... E vai giù. Un po' di problemi col mouse. Ah no, sono rintornato, pazzesco. Benissimo, la porta c'è. Le granate... Ok, questo lo mettiamo qui. Poi facciamo una chair e una wooden table che mettiamo qui. Perfetto. Devo anche prendere un po' di stone. Allora mettiamo porta qui, poi una torcia all'entrata, così, giusto perché è una cosa molto brutta. Questa e la seggiolina, perfetto. Ora direi anche di preparare le nuove casupole. No, facciamo che parto da qui. Ok, arriviamo qua. No, volevo farlo io. E facciamo così. Sì, dai, ci può stare. Ricopriamo tutto di legno all'interno. Uno spettacolo. Ok, perfetto, qua rompiamo, via, via. Pra. Qua ormai è un pozzo qua. Un'ottima trappola, direi. Questo, ok. Poi, dobbiamo fare ben due tavoli. Due sedie e 1, 2, 3 porte. Così mi arriveranno sempre più ospiti. Perfetto. Ora questo lo metto qua. Questo va qui. Questo va qui. Apriamo un po'. Però forse mi sembra un po'. Sì, mi sa che è un po' più lungo questo qua. Allora diciamo che questo qua lo allungo, perché non mi va
di vedere le cose asimmetriche perché sono un ragazzo ossessivo compulsivo. E potrei uccidere qualcuno se le cose non sono simmetriche. Ecco. Ma è possibile che debba fare queste schifezze? No, allora andiamo qui. Facciamoci ancora un po' di wall. Perfetto. Poi... ora mi devo equipaggiare questo. Distruggiamo. No. Così, perfetto. Ora ci mettiamo il legno qui, qui e qui. Poi ci mettiamo un'altra porta. Le luci. Sedia. Sedia. Tavolino. Tavolino. Ora vediamo. Da qui si dovrebbe riuscire. Gli ho assegnato questa camera qua, giusto? Perfetto, tu te ne stai lì e non scassi più le balle. Bravo. È arrivato un mercante, fantastico. Vediamo un attimo se... ah, sì, questa qua, suitable. Questa è suitable, perfetto. Ora dovrebbe arrivare un po' di gente, direi. Magari arriverà anche il nostro amatissimo Demoman. Intanto potrei forgiare un po' di roba, tipo... aspetta che mi prendo... silver e iron. Il gold ancora non posso utilizzarlo, troppo poco. Bene, direi di cominciare facendoci un bel iron pickaxe che fa 4%, 40%, mentre il mio fa 35%. Beh, non è proprio così potente. Very fast. Fast, però very fast, vedete? Ok, una spada che fa 10 contro 7. Kin. Perfetto, questo mi può sempre servire. Ottimo, questo no. Ora gli elmetti. E qua va via subito, in 3 secondi mi sa. Iron chainmail, iron helmet. Iron 3, 2, 2. Facciamo, faccio questo intanto. Perché poi non mi rimarrà più niente. E poi, giusto perché so che me lo dimenticherò, farò anche... no, l'anvil l'ho già fatto, giusto? Ah, perfetto. Allora non mi so... ho paura di dimenticarmene. Perfetto, mi sembra di aver fatto abbastanza. Direi che con questo possiamo anche chiudere la puntata. Magari il mio equipaggio la... no, no. Il mio equipaggio... la mia iron chain mail. Magari me la... no, dai. Perfetto, guardate come sono figo. Bellissimo proprio. Bene. Dopo questo direi che possiamo interrompere qui la puntata, ci vediamo nel prossimo appuntamento, in cui spero di poter dare il benvenuto al Demoman in casa mia, perché se non arriva mi incazzo, perché deve vendermi i suoi esplosivi con cui devo tirar giù la corruzione, perché la corruzione si abbatte con le bombe, no? E beh, potete iscrivervi, potete lasciare un mi piace, potete lasciare consigli, potete dirmi cosa ne pensate, potete dire altre cose, potete dirmi, non so... chi ha fondato la Francia nel 1780-1900. E beh, va bene, alla prossima. Ciao ragazzi!